GT Open da Spa-Francorchamps vede un'ottima partenza a parte della BMW di Fran Rueda, che mantiene leadership dalla corsa, mentre Joel Eriksson si fa beffare dalla Mercedes in seconda posizione, in butta la prima curva con le Ferrari di Casaluzic e del RS Racing, che riescono ad avere la meglio. Alvarez che passa all'esterno di Rouge Radion, la Ferrari di D'Amato che va poi a contenere il ritorno di Joel Eriksson nella prima parte di gara. Alessandro Pierguidi chiamato ad una grande rimonta col confronto fra Montermini e Gonda. Nel finale perde posizione invece la Mercedes di casa Pro-Am con il team Drivex, che chiuderà in seconda posizione. Arriva finalmente il sorpasso, 3 BMW sul podio fino agli ultimi minuti, quando proprio Anne Kodair vanno a perdere posizioni, sfila il cinese Kang Ling con Giovanni Venturini, che si deve vedere dal ritorno del leader di campionato Michael Mack, proprio all'uscita di Le Combe, sportellata del vicentino che si prende di forza la quinta piazza. Grande rimonta per la Lamborghini, considerato anche l'handicap derivante dalla gara di ieri. Bella prova dunque per il campione uscente del 2017, con Saravia che in scioltezza e serenità va a vincere la gara con 7 secondi di vantaggio su Gonda, che nel frattempo aveva superato Lorenzo Berao da Vega. Confronto all'ultima curva fra Montermini e proprio il portoghese, che tagliando la chicane si prende anche 5 secondi di penalità e chiude settimo alle spalle di Link, Venturini e Mack. We'll be right back.